Ed eccoci di nuovo qua ad introdurre la seconda parte del nostro spazio, questa volta dedicata al rapporto che intercorre tra il digital delivery, una delle nuove tecnologie per la diffusione dei videogame, e il collezionismo, di cui il massimo esponente al giorno d'oggi credo che siano le limited edition. E proprio a parlare di limited edition noi inizieremo questa seconda parte dello spazio. Allora, innanzitutto io vorrei fare una precisazione. Io non ho mai posseduto alcuna limited, anche perché nella mia immensa tirchiaggine io compro solamente usato e raramente qualcuno dà indietro una limited edition, cosa che Ma comunque che razza costerebbe di nerd sempre. sei? Io sono un nerd spiroscio, molto spiroscio, e proprio questo mi rende ancora più Giusto. nerd e mi rende ancora meno attraente nei confronti delle ragazze. Quindi sapete perché sono stasera a parlare con voi e non in un nightclub. Ma comunque. Una limited edition che si è usata, anche se Giusto, usata, ottima osservazione. certamente, una limited edition anche se usata costerebbe comunque sempre di più rispetto a un'edizione normale. In generale non mi tengo un collezionista, vado unicamente al gioco in sé per sé, però effettivamente riconosco che alcune limited siano belle a vedere e quando hanno un senso, davvero meritevoli di acquisto. Sono davvero meritevoli di acquisto. Dico quando hanno un senso perché spesso vengono fatte limited edition anche di giochi per cui non vale assolutamente la pena. Giochi che nessuno si comprerebbe mai o che comunque già sappiamo che riceverebbero delle bassissime valutazioni dalla critica e dal pubblico. Il mio consiglio è, almeno per i collezionisti, di acquistare solo le limited dei giochi più importanti e che suscitano un loro qualche interesse. E su questo un'altra piccolissima cosa vorrei aggiungere. Vorrei parlare di una certa incoerenza di alcuni giocatori vecchia scuola, come d'altronde penso che sono io, siate voi, che elogiano il gameplay come unico elemento fondamentale in un videogioco, a distanza. Capito quindi della trama, dell'atmosfera e di tutti quegli elementi che contribuiscono al coinvolgimento, tra virgolette, salvo poi acquistare delle limited di giochi che a loro ti disgustano completamente e che dunque non giocheranno mai. In questo caso sovrappongono un semplice oggetto di contorno alla giocabilità, che loro stessi dicono di ritenere la cosa più importante. Io se mi ritenessi in primo luogo un giocatore, collezionerei solo giochi che ritengo validi, salvo condizioni particolari. Solo se fossi un collezionista prima che un giocatore, cercherei allora di accaparrarmi quanti più prodotti possibili. Voi che ne pensate? Beh, guarda, io di limited edition penso di averne due, ma non perché le abbia volute comprare di mia spontanea volontà, ma perché c'erano solo quelle, tipo la versione in metallo di Bioshock, giusto per riallacciarsi al discorso di prima, quella in cartone di Silent Hill 2. Beh, quello non penso sia edizione limitata perché adesso fanno solo No, quello. in realtà all'inizio, tipo. Almeno No, quello beh, che ho le visto prime io. copie erano in metallo, poi sono diventate di plastica, almeno per 360 ti dico. Poi vabbè, ho. Non so, perché io sinceramente pensavo c'ero solo quello ormai perché quando sono andato io a prenderlo c'era No, solo beh, quello. adesso sono in plastica, per 360 sono sicuro. Comunque poi cos'è che ho? La versione in. La versione quella lì strana, tra virgolette, di Viva Pignata. Che non saprei descriverla. E poi la Limited di The Legend of Zelda The Wind Waker, che è la prima versione con il disco bonus di Ocarina of Time. Ma basta, poi nessun altro. Ma comunque sono tutte versioni che tipo erano le prime stampe particolari. No, comunque sì, il fenomeno delle Limited Edition è qualcosa che sta prendendo molto piede, soprattutto grazie a Microsoft, secondo me. Perché, vabbè, in Giappone questa cosa è sempre. C'è sempre stata, però in Occidente un po' meno. Poi con Microsoft è iniziata questa mania, tra virgolette, delle limited edition e che si stanno espandendo un po' ovunque. Versioni di console limitate, tipo le Esatto, che PlayStation 1, 2. ormai si è perso il conto di quante console limitate che stanno uscendo. Comunque, Ma che poi sì, tanto non cambia limitate non niente, sono. cambiano il colore. Ma tanto limitate non sono, anche perché cioè, praticamente oggi si trovano tante limited quante edizioni normali. Non Sì, sono si chiamano veramente limited limited. perché a un certo punto smettono di produrle, non perché ne producano un numero chiuso.
Ma dovrebbe essere il contrario, secondo me, se no perde un po' anche di valore, ma comunque. Però così in effetti per andare contro le esigenze del mercato del giorno d'oggi non puoi fabbricarne un numero chiuso, cioè quei pochi numeri acquisterebbero un valore enorme, vedi tipo il GameCube colore madreperla, se Sì, non mi di sbaglio, ne sono stati prodotti 14, ogni tanto ne appare uno su eBay e raggiunge dei prezzi stratosferici per una console di vecchia generazione. Sì, beh, è vero, è verissimo. Quello sì che, quella è una limited, quella è una limited. No, comunque, anche Però rimanendo comunque, sempre nel davvero. tema, c'è da dire che molto spesso le limited occidentali sono comunque meno generose di quelle appunto orientali. Mi viene in mente il caso di Resident Evil 5. Sempre Resident Esatto. Evil 5, appunto. Sì, quello lì è il caso eclatante. Che la limited del Giappone aveva dentro di tutto, addirittura una chiavettina USB a forma del T-Virus, È vero, incredibile. stupendo. Stupendo, non lo Invece sapevo questo. noi dobbiamo ringraziare che abbiamo un poster da attaccare al muro, non lo so, Sì, non lo infatti. vedo Ma noi di dire mai. solito le nostre limited edition sono il gioco, confezione un po' particolare e il cavolo del DVD del making of di cui non gliene frega niente a nessuno. Io non conosco nessuno che ha mai guardato un DVD del making of. Basta con questi DVD del making of, fanno schifo, non ce li date per favore. No, Proseguite io per quanto pure. riguarda le limited, credo anch'io di averne prese sì, due, tre, ma non per come dicevi tu Jack, ma proprio per una questione di collezionismo. I titoli che mi hanno appassionato in modo particolare ho dato via la versione normale e mi sono preso la edizione limitata, proprio per una questione di collezione. Un'edizione che ho acquistato è stato Guild Wars Nightfall, quello però non ho dato via l'originale, ho preso direttamente la Limited, direttamente. Ma perché sapevo, ormai giocavo a Guild Wars, dal primo Guild Wars, appunto, cioè, lo sapevo che Nightfall comunque è una cosa che mi sarebbe rimasta lì, che non avrei dato via. Cioè, una questione di collezionismo, ecco. Poi vabbè, Bioshock, come ho detto, la versione metallica della copertina. Ma non so, che altre edizioni Beh, limitate ho guarda, ti preso? dico, io se uscisse una versione limitata, non so, di un ipotetico Metroid Prime 4, ok, lo so, sono ripetitivo, tipo con la statuetta di... La prima Ma puntata giuro prendo esiste? un Guarda, contatore e esistono conto anche quanto è altri giochi, piaciuti eh? Metroid Prime. Sì, Esistono sì, anche altri giochi, eh? certo. Però, insomma, volevo dire che se... Non Esistesse ci una crede. limited con la navetta di Samus o la sua statuetta in qualche posa strana, io la comprerei subito, immediatamente, anche se costasse 100 euro. Anche la limita di Fallout era Ah, sì, è carina, mi è vero, molto piaciuto bella, quella lì tanto. molto molto bella. Sì, non essendo però appassionato Sì, al... Vai, scusate, vai. una domanda. Una domanda è questa, molto semplice. Cioè, io qui sono l'unico spiloccio che non si compra le limited, complimenti, mi avete fatto sentire molto più No, chicco vabbè, della ma situazione. guarda, io ti ho detto, Questo sì che è rispetto nei vostri confronti, io di bravi, bravi. limited ne ho prese tipo, appunto, le ho prese soltanto perché erano tipo le prime stampe, quindi le facevano in maniera particolare, ma se no io non ho mai speso soldi per limited, anche perché appunto son troppi soldi. Mi viene in mente la limited di Halo con il casco dello Spartan, no, cos'è che era? La versione leggendaria, vabbè, insomma, che costava uno Legendary che sproposito. costava milioni e miliardi. Anche Ma anche Nightfall questione di comunque dentro in gioco avevi dei bonus, inserivi i codici che trovavi dentro, ti davano delle armi aggiuntive o degli oggetti extra, comunque forse i soldi non li valeva tutti, vabbè che erano 10 euro o 15 in più del gioco liscio, però insomma c'era qualche beh. bonus in più. Non è che c'era solo il DVD del making Sì. of e la confezione diversa.